Grazie Giorgio, però io qui sono soprattutto nella qualità di amico di Ciccio Carnevale. Ed è la qualità che preferisco, perché sono orgoglioso di essere suo amico, orgoglioso di aver contribuito insieme a Iole a portarlo in Parlamento. A proposito Iole, anche io ricordo la sala di qualche mese fa. Anche io ero qui quando Ciccio incontrò i suoi amici davanti a noi e ci nacque lì l'idea di candidarlo, di portarlo in Parlamento a rappresentare la provincia di Reggio. Bene, non c'era lo stesso entusiasmo. Oggi c'è più entusiasmo e questa è la dimostrazione che i tuoi amici, Ciccio, ti apprezzano e vivono con entusiasmo l'impegno parlamentare che tu stai producendo. Tu puoi essere orgoglioso dei tuoi amici, i tuoi amici possono essere orgogliosi del tuo impegno in Parlamento. In pochi mesi all'inizio di questa raccolta. Nelle prime settimane di legislatura proprio non si racca pensare. Ma dove sono capitato? Non c'ho il consiglio regionale davanti a casa mia, non so che fare la mattina. Non si racca pensare. Un giorno venne persino da me, Stella, questo forse non ve l'ho raccontato, disse: non sono ancora scaduti i tempi per le dimissioni, per l'opzione tra Consiglio regionale e Camera. Che dici se io metto a disposizione il mio seggio per Silvio Berlusconi? Un atto di straordinaria generosità che però mi fece capire che ancora non si era ben integrato con questa nuova attività. Beh, gli è servito pochissimo. La presenza dei parlamentari, che voi vedete qui, 20 parlamentari che sono venuti al Cannizzaro Days, a questa festa di Cannizzaro, dimostra come sia diventato punto di riferimento insostituibile all'interno del gruppo per la sua carica di simpatia, di intelligenza, di vitalità, che è una risorsa per Forza Italia, per il gruppo di Forza Italia, ma soprattutto è una risorsa per la Calabria e per la provincia di Reggio. Nella città di Reggio, a parte il senatore Meduri e pochissimi altri, nessun parlamentare della provincia di Reggio in pochi mesi e all'opposizione sia riuscito a fare quello che è riuscito a fare Ciccio Carnevale in questi mesi. Quando è venuto da me nel mio ufficio, prima della legge di bilancio, Stella, mi ha detto: Roberto, guarda, io vorrei fare qualcosa, ancora c'è la legge di bilancio, qualche emendamento per la città di Reggio. Io gli dissi: vabbè, studia di una cosa, 500.000 euro, un milione, no, avrei pensato a qualcosa di più. E dice: ma quanto? 2 milioni, 3 milioni? Dice: no, io vorrei fare un emendamento per l'aeroporto di Reggio, sentite tremate, di 50 milioni di euro. Poi dopo una lunga trattativa ci fermavamo a 25, no? Io gli dissi: guarda, è difficile che venga approvato, perché sarebbe l'emendamento più costoso che la maggioranza accoglie tra gli emendamenti dell'opposizione. Dici: no, no, guarda, ci lavoriamo insieme, perché è stato bravissimo in commissione bilancio, certo, si è servito anche dell'esperienza di chi c'era prima, ma se non avesse avuto queste qualità, la volontà, l'impegno, non avrebbe potuto portare a casa questo risultato. Quindi bravo Ciccio, complimenti, perché stai facendo la lavoro straordinario. Finisco il Ciccio con un'ultima cosa però. Ciccio è inimitabile. Lo dico con grande chiarezza, perché vedo qui dirigenti di partito, così. Ciccio Carnevale è inimitabile. Chi domani volesse prendere una sala come questa, organizzare un'iniziativa come questa, pensando di poter emulare Ciccio Carnevale, si metta l'anima in pace, perché di Ciccio Carnevale non bastano iniziative, perché lui riesce a creare un'empatia, Stella, col suo popolo, un rapporto di partecipazione emotiva capace di stimolare un entusiasmo straordinario che è risorsa necessaria per svolgere l'attività che lui fa, che noi facciamo, che è un'attività
complessa, perché noi siamo orgogliosi di rappresentare questa regione, ciascuno di noi la propria regione nelle istituzioni, però abbiamo la percezione anche del fatto che oggi la politica non espone più al prestigio sociale che un tempo invece poteva registrare chi si impegnava nelle istituzioni. Per questo cerchiamo a volte anche di stare un passo al di sotto del piedistallo per dimostrare che noi vogliamo essere quanti con umiltà, con abnegazione cercano di dimostrare che la politica può essere una bella cosa. In politica si può investire oltre che capacità, cuore, passione. Bene, Ciccio con i suoi amici per noi è fonte inesauribile di cuore, di passione e di entusiasmo, e abbiamo bisogno del vostro entusiasmo, perché guardate, noi ci stiamo candidando come gruppo dirigente di Forza Italia a riprenderci il governo del paese, a riprenderci il governo delle regioni del Mezzogiorno, a cominciare dalla regione Calabria. Il tempo di questi dilettanti al governo sta esaurendosi. Ve li ricordate quando festeggiavano Spavaldi sul balcone di Palazzo Chigi? Dicevano che mai avrebbero ceduto all'Europa. Dicevano me ne frego dell'Europa, di Juncker, della Commissione. E oggi, invece di stare su quel balcone, stanno chiusi nelle loro stanze, nascoste, perché l'Europa gli sta riscrivendo la manovra sotto dettatura. Dovevano essere quelli della trasparenza e ancora non ci dicono come vogliono scrivere la manovra, non ci dicono che cosa vogliono fare del reddito di cittadinanza, della Fornero. Ecco, si definiscono il governo del cambiamento, ma l'unica ragione per cui oggi potrebbero definirsi in questo modo è perché hanno cambiato le promesse in illusioni. Oggi gli italiani se ne stanno rendendo conto che il loro tempo sta finendo. E vorrei dire a Ciccio, non avere preoccupazione, non c'è nessuna intenzione a parte di Forza Italia a fare matrimoni naturali col PD, anzi, noi dobbiamo avere l'orgoglio, lo dico ai tanti dirigenti che stanno qui in sala, di controbattere anche alla faziosità di alcuni nostri alleati che insieme a noi hanno costruito il centrodestra in Italia e hanno costruito attraverso il centrodestra una storia di buon governo in tante regioni. Mi riferisco agli amici della Lega, che spesso ci rimproverano di votare come vota il PD. Sappiatelo, non è vero, noi non abbiamo mai votato un solo emendamento che fosse in contrasto col contratto più importante che noi abbiamo firmato insieme a Salvini, che è il programma elettorale sottoscritto da Salvini, da Berlusconi e dalla Meloni. Mai nessun emendamento è stato votato che non fosse in sintonia con quel contratto. Recuperiamo l'orgoglio di essere noi, Ciccio, quelli del centrodestra vero, dicendo anche alla Lega: ma voi potete, amici della Lega, dire quello che diciamo noi. Voi potete dire di non aver votato in Parlamento alcuna iniziativa, alcuna misura che fosse in contrasto col programma del centrodestra. Potetevi dirlo, avendo votato voi il decreto dignità che guarda gli imprenditori con un atteggiamento punitivo e che ha fatto perdere 50.000 posti di lavoro, così come noi avevamo denunciato quando si discuteva questo decreto. Potete dirlo avendo votato le norme illiberali, giustizialiste, proprio sulla giustizia, sull'anticorruzione e sulla prescrizione. Beh, noi non abbiamo nulla da rimproverarci. Noi non abbiamo tradito il programma del centrodestra. Il programma del centrodestra lo tradisce chi sta al governo con una forza politica, il Movimento 5 Stelle, che è l'antitesi del centrodestra, della cultura liberale che il centrodestra ha costruito in questo paese. Quindi noi ci candidiamo a riprendere il governo del paese e ci candidiamo a farlo anche dimostrando l'incapacità di chi ci governa oggi. Ricordate, hanno detto che avrebbero voluto abolire la povertà. Beh, l'unica cosa che hanno abolito per ora
è la capacità di governare. L'unica cosa che hanno abolito sono le competenze al governo. E non abbiate paura, perché man mano che passano i giorni la gente comincia a rendersi conto della loro incapacità, delle loro contraddizioni. E anche il reddito di cittadinanza, che noi prima guardavamo con un po' di preoccupazione al sud, con la stella, sarà un vero e proprio flop. Io lo dico da tempo. Intanto non si capisce che vogliono fare del reddito di cittadinanza, se lo vogliono fare davvero, se lo vogliono fare a partire da marzo, da aprile, da maggio, ma sarà comunque un flop. Perché soprattutto noi calabresi, amici, sappiamo che il reddito di cittadinanza al sud c'è già stato. C'è già stato e l'ha fatto la peggiore prima repubblica. Non si chiamava reddito di cittadinanza, si chiamava, che ne so, lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità. Erano sostanzialmente tutte queste forme di assistenzialismo straccione che alla fine mettevano fuori dal mercato del lavoro tanti giovani che forse prima erano riconoscenti ai politici che avevano studiato, proposto queste misure, ma che poi dopo qualche anno, quando si fidanzavano, si sposavano, volevano costruire una famiglia, una casa, e si rendevano conto che quella misura li aveva tenuti ai margini del mercato del lavoro, si arrabbiavano, si incazzavano contro i politici che li avevano costretti alla precarietà, perché peggio della mancanza del lavoro c'è la precarietà che ti tiene in un limbo che non ti consente di costruire il futuro. E quegli stessi che furono stretti ai beneficiari di queste misure sono diventati alle ultime elezioni quelli che con più animosità a volte hanno votato contro i partiti dei precedenti governi e hanno dato fiducia al Movimento 5 Stelle. Ecco, il reddito di cittadinanza sarà un boomerang per il Movimento 5 Stelle, perderanno i voti nel mezzogiorno invece di guadagnarli. Vi dicevo, ci candidiamo anche a riprenderci il sud e ci candidiamo a farlo con delle proposte che non sono di stampo assistenzialista, le abbiamo scritte in proposte di legge, in emendamenti che abbiamo presentato al bilancio dello Stato. Abbiamo chiesto per esempio che le risorse dell'Unione Europea si potessero spendere in maniera innovativa, non attraverso bandi, non attraverso meccanismi discrezionali dove spesso si impugnano anche i poteri criminali, la cattiva intermediazione politica e burocratica, ma in modo automatico, mettendo queste risorse al netto di quelle che servono per fare le infrastrutture a copertura della riduzione della pressione fiscale nel mezzogiorno. Perché se noi nel mezzogiorno riuscissimo a fare di questi territori quello che hanno fatto nell'est europeo, dove le nostre imprese italiane vanno a delocalizzare i loro impianti, se riuscissimo cioè a produrre qui condizioni di fiscalità, di costo del lavoro utili ad attrarre questi investitori e questi investimenti, noi faremo del mezzogiorno una terra capace di attrarre investimenti e svilupparsi. Ecco, questa è la nostra visione dello sviluppo. E pretendiamo anche che ci sia un impegno dello Stato nella direzione di assicurare la parità dei diritti nel mezzogiorno rispetto al nord del paese. Non lo dico io, lo dice la Costituzione. I livelli essenziali delle prestazioni devono essere garantiti a Reggio Calabria come a Brescia, a Bergamo, a Pavia. Se uno va in un ospedale e chiede di poter avere una TAC, una risonanza, deve avere qui a Reggio la possibilità di farla negli stessi giorni che sono previsti per Bergamo, Pavia, Brescia. Ecco, questa è la battaglia che noi vogliamo fare per ridare dignità al mezzogiorno, e ci candidiamo infine anche a governare la nostra regione, dimostrando che si può governare bene. Lo abbiamo fatto laddove abbiamo governato in alcune città, lo stiamo facendo dove stiamo governando in alcune città, e lo si può fare perché noi abbiamo anche le risorse, sono le risorse dell'Unione Europea che potrebbero essere spese in maniera produttiva per creare sviluppo, per creare attraverso lo sviluppo lavoro. E anche vogliamo farlo anche fugando molti luoghi comuni per i quali la Calabria non si potrebbe sviluppare, per i quali la Calabria non si potrebbe sviluppare, lo dicevi tu Giorgio, perché in Calabria tutto è 'ndrangheta. Non è vero
la Calabria è una Calabria che ha tantissime persone, la maggior parte dei calabresi. Che guardano alla Ndrangheta ritenendo che la Ndrangheta faccia schifo, a sindaci che fanno, che sono costretti a fare ogni giorno la gincana fra poteri legali e poteri illegali, lasciati soli dallo Stato, a calabresi che sono temprati ogni giorno dalla fatica di lavorare in una terra dove è tutto più difficile, eppure mantengono aperte le loro aziende o continuano a lavorare anche quando il lavoro sembra venir meno. Ecco, la Calabria è una terra che può svilupparsi e non consentiamo a nessuno di utilizzare la 'Ndrangheta come un alibi per non fare le cose. La 'Ndrangheta va combattuta, ma creando le condizioni per restituire libertà economica ai calabresi, per restituire ai calabresi i loro diritti. Questo è il modo migliore che i politici hanno di combattere il potere illegale, che spesso si sostituisce a quello legale. Ecco, io mi fermo qui, che è giusto che concluda e ascoltiate Maria, che è la vostra deputata, che concluda Maria Stella Gennini. Però vorrei ringraziarvi per l'entusiasmo che ci avete dato oggi, grazie a Ciccio, e anche per questo concentrato di entusiasmo, il vostro Ciccio Cannizzaro, che avete spedito a Roma, perché quando è in Parlamento noi lo utilizziamo anche per recuperare entusiasmo, positività, quando c'è necessità di recuperare positività e entusiasmo. E allora abbiamo bisogno del vostro entusiasmo, perché ci candidiamo a riprendere il governo del Paese, a riprendere il governo delle regioni del Mezzogiorno, a riprendere il governo della Calabria, e questa storia noi vogliamo scrivere, lo vogliamo scrivere attraverso di voi, attraverso il vostro cuore, il vostro entusiasmo, la vostra passione. Grazie Reggio, grazie Ciccio Cannizzaro, forza Calabria. Così Roberto Occhiuto.